presidente episcopo della Luvo Barattoli Arzano, si presenta finalmente la stagione, una stagione che quantomeno dobbiamo alzare l'asticella, no? Dopo i playoff dell'anno passato. Certo, per noi sportivi, per chi fa sport, io penso che l'obiettivo minimo sia sempre quello di migliorarsi. L'anno scorso abbiamo fatto i playoff per andare in Serie A, quest'anno aspettiamo il campo che cosa ci dice, però diciamo le nostre attese sono quelle. Finalmente è ritornato anche il capitano dopo due anni di assenza, le giovani crescono, under 14 e under 16 ovviamente ne faranno da padrone anche quest'anno, ma una piccola soddisfazione potrebbe arrivare anche dall'under 12. Quest'anno le giovanili già ci hanno dato molte, molte soddisfazioni. Il capitano è tornato dopo due anni, però dobbiamo dire che è tornato con una splendida figlia che già il nome dice tutto, insomma Vittoria. E noi curiamo molto il nostro settore giovanile perché secondo me una società, il settore giovanile per una società è la linfa vitale. Una società senza atleti che provengono dal proprio vivaio, senza giovani, è una società che è destinata a morire, e quindi noi non vogliamo assolutamente questo. Sono 30 anni che noi facciamo pallavolo e abbiamo sempre avuto un settore giovanile molto ampio. Quest'anno stiamo puntando molto sulla qualità e anche in questo caso speriamo di migliorare gli ottimi, direi i brillanti risultati ottenuti lo scorso anno. Presidente, Arzano ha sempre fatto pallavolo ad alti livelli, la città ha sempre risposto in maniera ovviamente numerosa e si vede anche dalla conferenza stampa di quest'oggi. Vogliamo fare un proclamo per portare le famiglie a vedere le partite? Ma noi devo dire la verità, sotto questo punto di vista ad Arzano il palazzetto quando si viene ad Arzano si viene sempre in famiglia, insomma vengono le nostre bambine accompagnate da genitori, ma pure persone che non praticano questo sport, ma quando vengono ad esempio tifosi del calcio, quando vengono portano moglie, portano figli, quindi questa è una cosa che a noi ci riempie sempre di gioia. Arzano è una società che è una città dove c'è molta cultura di pallavolo, perché avendo avuto la fortuna di aver partecipato a un campionato di Serie A1, aver vinto un campionato di Serie A2, in quel periodo là si è sviluppato molto questo sport in questa zona. Noi siamo riusciti a mantenerlo, a mantenere alta l'asticella, perché comunque facendo un campionato di B1 è la terza serie nazionale e facendo sempre ottimi campionati, perché noi in 5 anni abbiamo fatto 2 volte playoff, tra cui una volta l'abbiamo superato veramente per una partita, abbiamo perso gara 3 della finale dei playoff. Quindi voglio dire, noi siamo molto contenti, dobbiamo ringraziare i nostri sponsor che ci stanno sempre vicini, come Luvo Barattoli, Maison della Tenta, PSG Medicali, che sono tra gli sponsor più importanti, insomma, che ci sostengono in questa nostra avventura. E volevo ringraziare soprattutto anche Marianna Guerriero, che nonostante insomma, la crisi quest'anno non ha potuto esserci a fianco come avrebbe voluto, però ha deciso di non abbandonarci e comunque ci darà una mano anche quest'anno. Solodora, che è la bandiera della Luvo Barattoli Arzano, il capitano, ferma dopo un lungo stop. Quanto è importante finalmente iniziare la stagione ed iniziarla col piede giusto? Guarda, è importantissimo, io sono motivatissima perché sono stata ferma 2 anni per una giusta causa, lei, mia figlia, che si chiama Vittoria, è un nome a caso. E quindi non vedo l'ora di iniziare per far bene, ma in generale proprio l'ambiente, non vediamo l'ora di partire col piede giusto, ecco. Gli obiettivi stagionali, l'anno scorso è andata bene, diciamocela tutta, vogliamo alzare l'asticella? Io sono scaramantica e premetto, però vabbè, noi puntiamo ai playoff, non ci nascondiamo, questa è la verità. Poi chissà, magari sarà l'anno buono questo, non si sa. Un settore giovanile molto importante, voi che in un certo senso siete un po' le vecchie leve, come è il tipo di apporto e di approccio con anche le nuove ragazze? Guarda, le nuove ragazze sono rimasta meravigliata perché sono preparatissime, motivatissime peggio di noi e molto talentuose, quindi penso che quest'anno, oltre a noi vecchie, ecco, titolari, abbiamo un'ottima panchina, un ottimo settore giovanile che può darci una mano.